Buongiorno, prima di tutto vorrei di nuovo porgere gli auguri di un buon inizio anno, sperando che si concluda nel migliore dei modi, che sia un anno proficuo sia per quanto riguarda le scuole che questa amministrazione. Noi come amministrazione abbiamo cercato di attivarci, come diceva prima il sindaco, ai genitori nei tempi più brevi possibili per far partire tutti i servizi necessari ad agevolare quelle che sono le richieste da parte delle scuole per una migliore offerta formativa possibile. Facciamo un breve accenno su quelli che sono i nostri servizi. Noi prima di tutto abbiamo il servizio di assistenza scolastica ai disabili. Questi servizi sono stati erogati in forze di comunali che questa amministrazione ha appositamente reperito nel bilancio per 50.000 euro. Pare però che la Regione stia valutando la possibilità di trasferire dei fondi per implementarli e noi come ufficio ci stiamo attivando stiamo aspettando le comunicazioni in merito da parte degli uffici provinciali per vedere quali siano questi fondi che la provincia intende stanziare per gli istituti scolastici, come abbiamo detto prima, per implementare quelli che sono i servizi di assistenza scolastica ai disabili. Abbiamo il servizio di scuola bus. Il servizio di scuola bus è stato avviato mediante l'implemento di una seconda navetta che consentirà di soddisfare in pieno le richieste che perverranno. È in atto anche allo studio degli uffici comunali una modifica che ancora non è stata deliberata sull'abbattimento delle tariffe dello scuola bus in modo di ampliare massimamente il servizio e rendere possibile per i genitori il servizio da parte delle famiglie, scusate, e per rendere il servizio da parte delle famiglie più economico, in modo che ci possa essere una maggiore richiesta. Abbiamo inoltre approvato la delibera istitutiva della mensa scolastica per l'incipiente anno scolastico, compatibile con lo stato di fatto dei locali di refezione delle scuole che dovranno essere dotate delle necessarie autorizzazioni sanitarie, adempimento per il quale sono già al lavoro gli uffici tecnici comunali per l'avvio delle pratiche e delle competenze ASL. Ci auguriamo vivamente che dal 1 ottobre si possa partire anche con la mensa. Credo che quanto questa amministrazione abbia fatto per l'istruzione sia sotto gli occhi di tutti e ci auguriamo che la popolazione voglia e possa apprezzare i nostri sforzi nonostante le ristrettezze economiche che abbiamo trovato. Questo è quanto. Ringrazio l'assessore Emma Toscano. Se la dottoressa Crea, assessore alle politiche sociali, vuole aggiungere o dire qualcosa, poi farò io le conclusioni. Prendo la parola giusto 5 minuti, approfittando di questa conferenza stampa organizzata per i servizi scolastici, per darvi qualche informazione relativa anche ai servizi sociali. Approfitto di questa occasione per fare un piccolissimo e brevissimo preambolo. L'interesse che l'amministrazione comunale sta mettendo nell'organizzazione di quelli che sono i servizi sociali in realtà è partita da tanto tempo. Non ci si è preoccupati di organizzare soltanto delle feste o di dare insomma, rilievo al paese soltanto per quello che riguardava la promozione turistica. Stiamo lavorando a tante cose e tutte in contemporanea, perché riteniamo che ogni settore della vita amministrativa abbia la necessità di essere ampliato quanto più possibile. Quindi, relativamente a questo discorso, è giusto che si abbia la consapevolezza che vengo, diciamo, in un certo qual senso stimolata a muovermi su determinati settori o determinate problematiche relative ai servizi, ai servizi sociali. Ecco perché oggi rubo questi 5 minuti per darvi delle precisazioni relativamente a due servizi fondamentali.
mettendo in chiaro una particolare direzione che l'amministrazione ha voluto seguire. Abbiamo approfittato soprattutto del mese di settembre, stiamo approfittando di questo mese per dare maggiore importanza ai servizi da offrire ai cittadini e da offrire alle famiglie. Ecco perché, soprattutto nell'ambito del sociale, quando mi si dice che cosa scegli tra vetrina e tra servizio, io scelgo il servizio e lascio il tempo alla vetrina. Perché dico questa cosa? Perché mi rendo conto che sui servizi sociali o sulle politiche sociali in generale, da anni manca tanto, manca tutto. E mi rendo conto che alcune cose vengono attivate autonomamente anche dai singoli uffici. In realtà non funziona così. Dovrebbe funzionare in una maniera totalmente diversa, perché dovremmo riuscire come comune e come amministrazione a dare dei punti di riferimento anche e soprattutto sulle politiche sociali. L'imminenza del caso ha voluto però che si lavorasse in contemporanea a molti bandi o comunque a tanti servizi scolastici e anche sociali, ragion per cui quando mi si parla di piano di zona, di ufficio di zona e quant'altro, so che è assolutamente necessario attivarlo e ci stiamo anche muovendo relativamente a questo. Però richiede delle tempistiche che ho deciso, e mi prendo la responsabilità di averlo fatto, e abbiamo deciso un po' tutti insieme e coordinati in questo, di spostarlo sicuramente ad ottobre, perché a me premeva e a noi premeva che a settembre partissero i servizi, anche relativamente a quelli che sono i bisogni sociali. Ecco perché ora vi do dei dati tecnici. Faccio un accenno sui PAC, piani di azione e coesione, e sul servizio ADA, assistenza domiciliare anziani, a favore di anziani e disabili. I servizi verranno erogati e vengono erogati in forza di fondi ministeriali e regionali che dopo un lunghissimo tempo, ed io sottolineo veramente lungo, sono stati attivati da questa amministrazione sin dal primo giorno di insediamento. Infatti sono ripartiti servizi che erano stati sospesi sin dal marzo 2013. Io non entro in merito al perché questi servizi fossero stati sospesi, PAC o quant'altro, però di fatto o la precedente amministrazione o quello che è stato effettivamente ha portato ad una sospensione di tali servizi. Dal primo momento che ci siamo insediati abbiamo lavorato a questo. Gli uffici comunali, e questo lo sottolineo perché a volte si pensa che bisogna conoscere Tizio Caio per avere delle informazioni o essere amico dell'assessore X per avere delle informazioni relativamente ai servizi. Questo non deve succedere in nessun caso. Tutti gli uffici comunali sono a disposizione dei cittadini e delle famiglie che necessitano di informazioni. Anzi, vi dico che l'accesso a richiedere questi importanti servizi di assistenza sia agli anziani che ai diversamente abili non è chiuso, non c'è un elenco chiuso. È in continua evoluzione perché i bisogni sono tanti e fortunatamente, partendo insieme a due servizi particolari, quelli dei PAC e quelli ADA, si riesce a dare questa opportunità a quanta più utenza possibile. Ragion per cui, se siete a conoscenza o se vi potete fare mediatori di questa informazione, invitiamo tutti a rivolgersi agli uffici appositi. Sotto c'è un bell'ufficio con un bel responsabile, politiche sociali, pubblica istruzione, sport, turismo, spettacolo e quant'altro, e qualsiasi informazione, qualsiasi modulistica, eccetera, passa da quell'ufficio. Non bisogna per forza rivolgersi all'assessore di turno, anche se noi siamo qui a vostra completa disposizione, ma è necessario che si sappia che i servizi devono essere a disposizione di tutti. Ogni comune ha già predisposto degli elenchi graduatori, è giusto che si sappia anche questo, che però potranno e vengono man mano incrementati con delle nuove necessità. Il servizio PAC è un servizio che è stato avviato mediante il sistema dell'accreditamento delle cooperative. Al momento l'unico attore sociale che ha chiesto l'accreditamento è il Consorzio Terre del Sole. Per quel che attiene invece il servizio ADA, è stata fatta una gara ad evidenza pubblica di cui è risultata aggiudicataria la cooperativa La Nostra Valle. E da lunedì, cioè da oggi stesso, ci ritroviamo a prestare il servizio nelle case degli utenti. Il comune di Merite è comune capofila. Il nostro appello, oltre che andare alle famiglie a richiedere questo servizio all'interno delle loro case, e quindi alle famiglie in difficoltà, anche temporanee, e di recarsi presso gli uffici per attingere questa possibilità, ma l'appello va anche a tutti gli altri comuni dell'area affinché informino le persone e sollecitano i cittadini a richiedere questo servizio, perché è vero che il comune di Melito è il comune capofila, però fa riferimento anche a tutti gli altri comuni dell'area e dobbiamo muoverci in sinergia.
Non ci sono, ci sono state delle difficoltà e vi assicuro che sia i responsabili dei settori sia l'amministrazione si è messa a disposizione anche per dare delle lucidazioni agli altri comuni o ai responsabili degli altri comuni, perché i servizi PAC partono in contemporanea in tutti i comuni. Vi anticipo che è stata firmata la convenzione, per cui siamo pronti a partire anche con questo servizio e lavoriamo anche in questo senso. Per il piano di zona e l'ufficio di zona ci attiveremo già a partire dal mese di ottobre. Era necessario, come ha detto l'assessore Toscano prima e come ha confermato il sindaco in ampie discussioni, era necessario far partire i servizi. Ci siamo preoccupati di fare questo. Ragion per cui oggi già sono a disposizione due servizi di scuola, bus e due assistenti in tutti e due i pulmini. Dal 21, magari sarà il 22, questo dipende da chi si aggiudicherà anche la gara, partirà l'assistenza scolastica ai bambini e ai ragazzi diversamente abili e subito dopo partirà anche la mensa. Per cui ci stiamo muovendo anche su questo ambito e l'importante è che si sappia che i servizi sociali sono a disposizione di tutti. Non c'è clientelismo, ma c'è la volontà di migliorarci sempre di più. Laddove voi non siete a conoscenza o nel futuro non si abbia la certezza di essere a conoscenza di tutto quello che facciamo, siamo pronti in qualsiasi momento ad un incontro, perché lavoriamo sia per la pubblicazione dei servizi, ma anche dietro le quinte per quel che riguarda anche l'attivazione di qualcosa di più importante per far crescere il nostro comune. Grazie. Prima di concludere, vi ringrazio per la pazienza che avete avuto e vi chiedo scusa se venerdì, quando era prevista la conferenza stampa, abbiamo per una responsabilità che stavolta non sta al ritardo del sindaco, ma all'assessore Imma Toscano, noi siamo stati un po' leggeri nel non chiedervi di presentare qualche minuto in più, però gli impegni sono tanti, a volte uno su queste piccolezze, diciamo, se li fa scappare di mano. Quindi vi ringrazio della pazienza che ho avuto, vi chiedo scusa per il disguido di venerdì e vi prego di attingere sempre dalla fonte più informazioni possibile per avere una corretta comunicazione con l'utenza. Quando parlo di corrette informazioni vi dico che io ho visto veicolare qualche notizia che parla di qualche posto in più occupato come autista, eccetera. Noi abbiamo semplicemente riconfermato il servizio che c'era in parte l'anno scorso. Perché dico in parte? Perché è vero che c'erano due scuolabus con due assistenti, ma è anche vero che lo scuolabus il sabato, uno e due scuolabus di sabato, quello che era, diciamo, a conduzione del signor Chinni, il sabato il signor Chinni non era in servizio. Dice chiaramente: ma come fa a dire il sindaco una cosa del genere? Bene, sono quando si dice cosa fatta a capo A, questo è successo, non succederà con noi. Il sabato lo scuolabus veniva guidato dal Chinni che non era in servizio. Quindi che piaccia o non piaccia è così. Con noi sicuramente non sarà così. Quindi non ci sono più assunzioni da parte del Comune, semmai è un servizio che viene ripristinato in toto e dal primo giorno, perché l'anno scorso per tratti, perché una volta mancava questo, una volta mancava quest'altro, una volta il gasolio, una volta non c'erano le somme per l'autista, qua per un periodo limitato, ora non so quanto e né mi interessa andare a guardarlo, di scuolabus girava solo uno. Per come si è evoluta la situazione scolastica oggi nella formazione dei plessi e nella dislocazione degli stessi, abbiamo oggi, anche se è il primo giorno, visto delle criticità che cerchiamo di andare ad aggredire e diciamo, anche se non risolvere in tutto, di minimizzare quelli che sono i disagi dell'utenza, della gente, perché noi siamo qua per essere a servizio di tutti. Abbiamo detto e hanno detto abbondantemente i miei assessori per quanto riguarda l'assistenza ai diversamente abili, settore strategico, settore a cui noi, così come la scuola, diamo un'importanza assoluta, scuola, bus, mensa, ma io mi preme anche ricordare e rimarcare un minimo di decoro che stiamo dando anche agli spazi esterni che abbiamo ereditato in una situazione penosa,
indecorosa, tanto io non è che voglio esagerare o colorare, però sappiamo tutti in che condizioni erano i cortili delle scuole a giugno quando c'erano i commissari. I commissari ormai sono andati via, ci siamo noi e noi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto con i nostri operai, con le nostre forze, senza diciamo andare ad appaltare lavori a ditte esterne. Abbiamo fatto tanti sacrifici, ringrazio tutti gli operai che hanno collaborato, che si sono spesi anche di sabato e di domenica, così come ringrazio tutti i genitori che ci stanno vicini, che ci hanno suggerito soluzioni, che ci stanno aiutando a far veicolare quelle che sono le notizie che vanno date per come sono. Noi non siamo per andare a storpiare la realtà e a dire cose che non sono vere. Non siamo amanti delle bugie, anzi invitiamo tutti quanti a non dirne, perché lasciano il tempo che trovano. Stiamo facendo tanti sacrifici, è vero, però è giusto che sia così. Chiediamo un sacrificio particolare in questo momento anche a tutti i genitori. Comprendiamo il disagio che c'è per la chiusura della scuola marina, ma non potevamo fare diversamente. Non c'è una soluzione alternativa al plesso di Brunella, perché se ci fosse stata, quantomeno l'avremmo ragionata, l'avremmo partecipata, avremmo trovato diciamo una maggiore convergenza. Noi, se non abbiamo discusso, è perché non c'era nulla da discutere, non potevamo trovare una soluzione diversa se non quella del doppio turno nelle scuole. Io ho già detto che non c'erano le scuole le cinque classi alla scuola media, non può essere pensato di spostare i bambini e recuperare cinque classi al polifunzionale Sedecom, né è possibile ipotizzare lo spostamento nell'asilo materno intercomunale. Quindi, sommato, se questo si somma anche all'esigenza che avremo da qui a breve di far partire i lavori nel plesso di Pilati, dell'Acco e di Annà, dove abbiamo recuperato 300.000 euro, quindi bisogna lavorare anche in queste tre scuole. Dico bisogna perché non è pensabile che noi non chiediamo un sacrificio ai genitori e buttiamo a carte 48 300.000 euro. Chiediamo un sacrificio ai genitori per dare una scuola fruibile, migliore, più, una scuola dignitosa a tutti i nostri figli. Io ho sempre detto, e giorno dopo giorno mi convinco sempre di più, che la polemica non paga. Ho sempre invitato tutti quanti ad abbassare i toni dello scontro. Stiamo continuando a ricevere parecchi attacchi. Io ho fatto il provino in questi giorni per partecipare alla trasmissione Tu sì che vali. Sono stato scartato, dottore Vinci. E magari avremmo poi portato Canale 5 a merito, perché sì, è vero che noi abbiamo fatto tante manifestazioni estive, ma non permetta a nessuno che dire che questo ci distrae e pensi abbiamo la testa ancora alle manifestazioni estive. Quelle andavano fatte e sono state fatte, la Notte Bianca, Cavallaro. Poi ci sono gli altri aspetti, è vero che c'è il campo Rom, è vero che le grade non sono state pulite, è vero che manca la luce, ma è anche vero che noi in 3 mesi abbiamo fatto con i nostri operai, non so quante ne fanno oggi, in giro ce ne stanno 13 perdite di acqua, solo all'Acco ce ne stanno 4, assessore, negli ultimi 3 giorni, ma abbiamo fatto con le nostre forze 113 riparazioni di acqua a venerdì. A qualcuno questo importa poco, dice tanto ti stai curando delle sciocchezze, non ti curi della programmazione comunitaria, non ti curi dell'ospedale, non è così. Io abbiamo detto tante cose, tutte importanti, voglio lanciare un grido d'allarme per l'ospedale, stanno arrivando notizie poco rassicuranti e poco confortanti. Domani pomeriggio ci sarà una riunione con i sindaci dell'area grecanica e estesa anche ai sindaci che non fanno parte del Motta, Staiti. Giovedì ci sarà un incontro a Reggio Coscura,
Non lo teniamo segreto, sarà una conferenza dei sindaci, quindi non posso permettermi di invitare i consiglieri, gli assessori, però non lo so se è al Palazzo della Regione. Credo che ci sia spazio un po' per tutti quelli che... Io non lo so se è giusto dirvi vi invito, io non vi posso invitare. C'è incontro Coscura. Chi intende presentarsi, poi se sarà, avrà la possibilità di entrare o meno, non lo so. Io non mancherò, come non mancheremo nessuno dei sindaci della nostra zona. L'ospedale è soprattutto nei nostri pensieri, come la scuola. Stiamo affrontando tutte le problematiche per gradi e nei momenti contingenti. È chiaro che in questa settimana che è stata ci siamo spesi anime e corpo per le scuole. Abbiamo ancora qualcuna da visitare, non abbiamo fatto nulla nel cortile esterno del Turati e l'asilo di Via Rumbolo, dobbiamo completare Pallica, poi pensiamo anche un attimino alla manutenzione delle strutture esterne che presentano qualche piccolo arrangiamento da fare. Non abbiamo la bacchetta magica, abbiamo poche risorse, sia economiche che diciamo di personale. Non parliamo dei mezzi, perché come ufficio tecnico in questo momento non abbiamo nulla, siamo, come si suol dire, con i piedi a terra, non abbiamo il camion, non abbiamo la macchina, non abbiamo un furgone, non abbiamo la lambretta, abbiamo giusto qualche carriola, qualche pala e qualche piccone che abbiamo comprato, perché quando siamo arrivati noi c'era una pala e un piccone. Questi erano gli strumenti in dotazione all'ufficio, agli operai dell'ufficio tecnico. Che dire, io invito tutti quanti a una maggiore riflessione, invito tutti quanti a una maggiore collaborazione, a uno sforzo comune. E per me forse è più facile, visto che sono sindaco, dire che le elezioni sono finite, che dobbiamo volere tutti assieme il bene del Paese. Noi non abbiamo chiusura verso nessuno. Se ci sono dei suggerimenti, delle indicazioni che vanno verso un momento propositivo e costruttivo, che ben vengano. Se ci sono delle richieste un po' pretestuose o addirittura strumentali, queste troveranno la risposta che meritano, troveranno la risposta nei tempi che la legge ci consente e sicuramente troveranno da noi la sponda che si meritano, così come troveranno la sponda e l'ascolto tutti coloro che vogliono quello che il nostro cuore, il cuore della lista che ha vinto le elezioni e che mi onoro di capeggiare, e che il bene della nostra amata Melito e la crescita della nostra amata Melito.